Svegliati Alessandria, 12 novembre 2019. Ci troviamo qui a Spinetta Marengo in via Prospero Gozzo. Sono in compagnia del professore Luigi Manzini che vuole illustrarci con le sue parole una situazione che abbiamo visto qui, che abbiamo di fronte. Professore. Buongiorno, innanzitutto, stavamo rientrando quando il nostro sguardo si è posato di fronte a questa situazione, a questo verde che incolto sta ormai riprendendosi tutto lo spazio del marciapiede. È uno spettacolo di per sé perché la natura, come ho detto più volte, quando viene lasciata a se stessa, si riappropria dei propri spazi. E tutto sommato, se uno la vedesse anche da un punto di vista, diciamo, del naturalista, potrebbe anche apprezzare questi muschi, queste erbette, questi erbaccioni, e poi sono qui presenti di vari tipi, però. Viviamo in un contesto urbano, viviamo in un contesto urbano. Questo è un marciapiede. Se doveva essere una zona a terra, un prato, si poteva lasciare prato come quel prato lì, ad esempio. Lasciavi a prato e nessuno avrebbe avuto niente da dire. Ma questo è un marciapiede. Sono state progettate queste aree, è stato messo dell'asfalto, è stato investito del denaro. Siamo in questa situazione. Naturalmente dire che mi cascano le braccia forse ormai è un adagio che non ha più un senso. Certamente l'impressione che io ho è questa, il grigiore delle case. L'abbandono del marciapiede mi fanno venire in mente alcuni film dell'era sovietica di Kieślowski, quei quartieri anonimi, brutti, grigi e senza anima delle varie capitali europee nella cortina di ferro, Varsavia, Praga, le zone periferiche. Ecco, mi ricorda un po' questo clima qua, ecco, questo abbandono, questa mancanza di anima, questa rassegnazione che si coniuga benissimo con lo stato dei luoghi. Lo stato dell'abbandono è praticamente un riflesso dell'anima, penso, degli spinettesi una volta che si trovino a passare da queste parti. Ormai non si ha neanche più la forza di reagire. C'è una sorta di assuefazione. È normale che sia così. Noi abbiamo avuto ancora un moto di sorpresa. Ci siamo fermati immediatamente. Ma io credo che chi passi qui tutti i giorni non ci fa più caso. Questo è un pericolo veramente enorme, cioè la assuefazione al degrado. Noi non abbiamo più la forza di reagire e di segnalare e di pretendere che una situazione lasciata andare possa essere ripristinata. Anche con azioni, volontariato, incentivato, perché poi credo che magari qualche forza ci sia che abbia questo sentimento di ripristino dei luoghi, a titolo anche gratuito, a titolo di impegno sociale. Ecco, bisognerebbe lavorare su questo terreno. Mi dispiace per Spinetta, è una zona molto cara a
agli alessandrini, agli spinettesi, è una zona importante, però la situazione che registriamo è questa, vero Fabio? Infatti, proviamo a fare ancora un pezzettino, ma vediamo che in sostanza le immagini non cambiano più di tanto. Sono immagini così di degrado, immagini che il marciapiede non dovrebbe essere così tenuto in queste condizioni. Evidentemente ormai Ecco, una zoomata, siamo l'ultima zoomata zoomata, riprende fino in fondo. praticamente visto così con uno sguardo anche a volo d'uccello, si può vedere la prevalenza del verde dell'erba. Certo. Siamo su un marciapiede. Marciapiede, facciamo presente che siamo sul retro della scuola Carretta, Carretta. una scuola elementare. Sì, nelle vicinanze. Quindi Benissimo. va bene. A questo punto Proviamo va, a dai. chiudere dal lato opposto, professore. Mi Sì. sembra che comunque la situazione anche dal lato opposto non sia delle. Da un quartiere di Varsavia nel 1960 vi saluta Luigi Manzini di Svegliate Alessandria. Perfetto.